cerimonia di intitolazione del belvedere questa mattina a Biancavilla a Don Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993 e proclamato beato dalla Chiesa. Un corteo composto dall'amministrazione comunale, dai giovani dell'oratorio della Chiesa Madre che porta il nome proprio di Don Pino Puglisi e gli alunni delle scuole cittadine si è mosso dal palazzo comunale per attraversare via Vittorio Emanuele e via Umberto per giungere davanti all'entrata del belvedere. È stato un momento di gioia con i piccoli scolaretti che hanno cantato l'inno nazionale. Poi è stato il sindaco Giuseppe Glorioso a svelare la targa toponomastica commemorativa e il lancio in aria di palloncini colorati verdi, bianchi e rossi e un lungo applauso hanno così accolto il nuovo nome della piazza dedicata al prete antimafia ucciso proprio nel giorno del suo compleanno. A prendere la parola poi sono stati il vicario foraneo Don Giovan Battista Zappalà, che ha impartito la benedizione, e Fra Attilio Bua del convento dei frati minori di Biancavilla, che ha conosciuto personalmente Don Pino Puglisi. E Don Pino Puglisi io l'ho conosciuto negli anni 90 quando sono stato nella zona di Palermo e quindi è stato un uomo semplice, un uomo che ha vissuto in Vangelo, l'ha incarnato con la testimonianza di vita e soprattutto lui che vedeva il male che c'era in quella zona di Brancaccio, come venivano trattati i bambini, venivano usate per spacciare droga, venivano usate per fare rapine, e allora lui li sottraeva alla mafia in modo che questi bambini potevano vivere una vita serena nell'ambito della famiglia e vivere nella legalità. Infatti diverse volte a Don Pino Puglisi l'avevano minacciato e quando il giorno del suo compleanno, 15 settembre del 1993, il killer è andato lì per puntargli la pistola e poi ucciderlo, e Don Pino lo guarda con un sorriso dicendo me l'aspettavo, quel sorriso che sta a indicare quel tipo di confessione e un ritorno a Dio. Tanto questa è stata la risposta quando Giovanni Paolo II il 9 maggio nel 93 è venuto alla Valle dei Templi e ha detto qualcosa contro la mafia invitandola a convertirsi: convertitevi, un giorno ci sarà il giudizio di Dio. Allora questa è stata una risposta per i mafiosi, andare contro gli uomini di chiesa. E Don Pino Puglisi è stato un testimone di speranza, un testimone che ha vissuto, ha incarnato il Vangelo, e quindi Don Pino Puglisi ci deve essere di esempio a noi come esempio di speranza, di riconciliazione, di amore, di pace, e lottare sempre contro la mafia, lottare contro il male, perché il male viene dal diavolo mentre il bene viene da Dio. Grande gioia è stata espressa dal primo cittadino Glorioso. Quale insegnamento lascia Don Pino Puglisi per questa città? Insegnamento per tutti, insegnamento per i più piccoli. Avete visto oggi i ragazzi leggevano ed è perché hanno fatto il tema su Don Pino Puglisi. E dunque da questa giornata di oggi tutti i bambini sanno chi è Don Pino Puglisi, ne parlano a casa. E l'insegnamento che passa è quello che per sconfiggere la mafia chiaramente ci vogliono le forze dell'ordine, ci vogliono le investigazioni, ci vogliono le indagini, ma basta anche la parola, quella parola che utilizzava Don Pino Puglisi per portare i ragazzi, i bambini dal lato giusto. E dunque l'insegnamento che passa è che ognuno di noi con una piccola parola può portare la gente verso un sentiero giusto. Questo è il messaggio di oggi, questo volevamo, ma soprattutto oggi a far passare questo messaggio si sono riusciti i più piccoli con le loro testimonianze. La proposta di intitolare il belvedere a Don Pino Puglisi risale al 2015 su input dell'associazione Simmachia. Ma abbiamo voluto pensare ad uno dei siciliani migliori, ad un uomo prima ancora che un sacerdote che ha dato tutta la sua vita per i più giovani, per i bimbi strappati alla criminalità organizzata, alla mafia, in un quartiere difficile come Brancaccio a Palermo.
Ecco, vogliamo ripartire attraverso questi gesti simbolici di grande consapevolezza che il fenomeno mafioso può essere debellato attraverso una cultura della legalità che deve essere diffusa e profusa ogni giorno, anche a contatto e soprattutto con i più piccoli, con i più giovani. Per questo abbiamo voluto dedicare in questa calda giornata che inaugura anche le attività per il 25° anniversario della uccisione di Don Pino Puglisi, noi come Simmachia abbiamo pensato che il Belvedere potesse essere la piazza ideale per poter recuperare anche una identità della nostra città. Noi penseremo a valorizzare anche questa piazza, questo quartiere, per poter anche nel nome di Don Pino Puglisi portare un'idea di Sicilia diversa, una Sicilia proiettata ad un futuro che possa dare delle opportunità di crescita vere e concrete ai giovani.